Buongiorno ragazzi, mi vedete un po' sonnata nella mia cucina perché ieri praticamente mi è preso lo schizzo e ho prenotato una cosa che avevo in mente in realtà da tempo. È praticamente un on the road in Slovenia in cui in 3 giorni mi farò tre città, tre paesi, diciamo così. Sono tre paesi molto diversi tra loro perché il primo, quello di oggi, lo vedete dal titolo, è appunto Pirano sul mare. Domani visiterò la capitale, Lubiana, quindi una bella città grossa, mentre l'ultimo giorno mi sposterò in quello che è probabilmente il luogo più famoso in montagna, cioè il lago di Bled. Non riesco neanche a parlare. Non sarà un viaggio super low cost perché appunto essendo un on the road ed essendo io da sola non ho modo di ammortizzare i vari costi per quanto riguarda la benzina, eccetera, i parcheggi. In teoria dovrei avere il parcheggio gratis a Lubiana davanti all'ostello, però non è detto che ci sia posto, quindi incrociamo le dita. Non mi resta che dirvi di rimanere qui e seguirmi in questa mia nuova avventura e lasciare un bel like se vi piacerà. Primi 150 km più o meno fatti. Ho fatto benzina perché sono partita più o meno con meno di metà serbatoio, visto che qui comunque costa meno, siamo intorno all'euro e 20. Ho speso per fare appunto praticamente il pieno 33,30 euro, quindi vi dico già più o meno cosa sto spendendo. Il parcheggio purtroppo qui non si riesce a parcheggiare in centro gratis. E l'unica soluzione è quella di parcheggiare un pochino fuori e farsi un po' di strada a piedi. E anche qui il parcheggio coperto, siamo nell'ordine di 1,20 euro all'ora. Non dovrei andare oltre i 5 euro più o meno, 4,80 euro. Ho calcolato di stare appunto sulle 4 ore e pranzare qui. Qui vedete appunto intorno a me quello che c'è. Appunto degli scorci che appunto ci sono intorno al parcheggio e sono praticamente già arrivata a quello che è il mio primo la prima cosa da vedere, che sono le mura romane che vi farò vedere adesso.
La cosa migliore che potete fare qui, oltre a visitare il Museo del Mare con l'acquario, che io non visiterò, è proprio quella di perdervi tra le viuzze e appunto scoprire degli scorci fantastici, perché sono veramente, veramente belli. Non so se riuscite a vederlo il locale dietro di me, ma è quello dove appunto ho pranzato, ho speso 8 euro e vi faccio vedere quello che ho preso. Praticamente sono dei cevapcici dentro al pane con la cipolla cruda, che non è che apprezzi molto, e la Coca-Cola. Decisamente economico e consigliato, perché comunque sì, era buono. Adesso, prima di partire verso la mia seconda meta, che è Lubiana, con cui ho un conto in sospeso da quando ho fatto un torneo lì un annetto e mezzo fa e non sono riuscita purtroppo a visitarla per bene, vi faccio un ultimo giretto qui per le vie di Pirano e poi prendo la macchina, pago il parcheggio e vado in ostello a Lubiana. Ok ragazzi, sono arrivata a Lubiana, mi vedete nella mia stanza in ostello, il parcheggio alla fine a Pirano l'ho pagato 3,60 euro, quindi per 3 ore, e questa stanza qui è il motivo per cui nel titolo del video vedete scritto che mi hanno messo al fresco, insomma sto dormendo comunque in una cella. Questa qui sarà la mia base qui a Lubiana, ho pagato per questa sistemazione qui che è un letto in una stanza doppia, quindi potrebbe arrivare qualcun altro, anche se al momento sono da sola, 54,26 euro. È comunque sia tanto rispetto a quello che spendo di solito, però appunto mi sono fatta convincere dal fatto che numero uno appunto è questo ostello, un ex carcere ristrutturato. E appunto queste stanze qui al primo e secondo piano sono proprio le vecchie celle, e quindi vi farò vedere comunque delle riprese della stanza perché è molto bella, e soprattutto il murales. Numero 2 è super centrale, perché nel giro di un attimo io sono in centro. Numero 3 c'è la possibilità di parcheggiare senza pagare. E, è assolutamente una cosa che va ad ammortizzare molto i costi che avrò. E per finire ho la possibilità di avere, anche pagando i 4 euro in più, mi pare, che comunque sono già compresi nel prezzo che ho pagato, ho la possibilità appunto di avere la colazione in ostello. Quindi assolutamente top, peraltro questo ostello qui, se non ricordo male, è consigliato nella guida della Lonely Planet della Slovenia. Non chiudete il video perché non è finita, vi farò vedere giusto qualcosina della cena che farò qui a Lubiana e per quanto riguarda invece la visita alla città vedrete tutto nel prossimo video, appunto, in modo tale da racchiudere la totalità della città in un unico video. In ogni caso, se siete un minimo curiosi di avere qualche spoiler sulla città, diciamo così, c'è già un video su Lubiana perché l'ho visitata appunto quando ci sono stata, ma ho visitato solo una piccolissima parte e in notturna, quindi il video è molto corto e non è assolutamente completo. Motivo appunto per cui ho voluto tornare. Se volete vi lascio comunque sia il link a questo video, ma in ogni caso iscrivetevi al canale per non perdervi appunto il prossimo video che in linea di massima dovrebbe arrivare martedì prossimo alle 18 come al solito. Non so quanto possiate credermi, ma io ho appena pagato 3,40 euro per la cena ed è una super cena, non è una cena propriamente healthy o comunque fit, diciamo così. Però guardate, lattina di Coca-Cola e
un panino che è grosso più della mia mano. Bene ragazzi, direi che il video si conclude qui, avete già visto la mia cena, adesso sono tornata in ostello, tempo di farmi una bella doccia, mettermi comoda, forse scendo giù perché c'è un concerto. Vi riassumo intanto su questo fantastico muro, dovrebbe di qua, vi metto il riassunto semplicemente delle spese, tanto le ho già dette in mezzo al video, quindi vi riassumo e vi faccio semplicemente il totale senza stare qui ad annoiarvi troppo. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto di lasciare un bel like e magari anche di iscrivervi al canale in modo tale da non perdervi i prossimi video dalla Slovenia e non solo. Detto questo, io vi saluto e direi che vi dico have a nice life.